Ciao ragazzi, benvenuti su Yacht Club. Oggi unboxing e recensione della torcia Olight Seeker 2 Pro. Ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Ed ora la sigla. Ed ora iniziamo l'unboxing. Apriamo il pacchetto col mio fidato Victorinox Skipper. Apriamo, c'è un'altra busta. Sono le classiche buste con il pluriball. Apriamo. E all'interno la torcia Olight Seeker 2 Pro. Ci sono anche due braccialetti in silicone. Vediamo subito la torcia. Ecco, leggiamo che ha un tiro da 250 metri e 3200 lumens. Dietro caratteristiche e specifiche tecniche. Vediamo subito che la torcia va da 3200 lumens a 5 lumens. Ecco, interessante notare che la torcia ha 5 anni di garanzia. E ora spellicoliamo. L'apertura della confezione è magnetica. E aprendo si percepisce subito la qualità della torcia. Aprendo la confezione troviamo una rapida guida ben fatta. Ecco, togliendola si troviamo il contenuto della confezione. Molto ben fatte queste scatoline che riportano delle icone che già ci fanno immaginare il loro contenuto. Questa è la torcia e infine il manuale. Ecco la confezione sempre magnetica. Molto bella, devo dire, confezione veramente molto molto bella. Ecco, questo è il manuale. Vediamo se c'è anche l'italiano. Forse dietro. Ecco, sì, sì, c'è anche manuale in italiano. Perfetto. Ora apriamo questa prima scatolina, vediamo cosa c'è all'interno. Ecco, all'interno troviamo un, deve essere un panno in microfibra, sì, un panno in microfibra. E il cavo di ricarica. Ha una ricarica magnetica con una USB standard. Inoltre ci sono dei supporti per fissare eventualmente il cavo. Ecco, apriamo la seconda scatolina.
Col suo interno troviamo un'altra piccola guida. E ecco, questo è il supporto da muro. Tutto ben confezionato, supporto con i suoi tasselli. Questa sicuramente sarà la guida per l'installazione del supporto. Infatti, ecco, questa è la guida dell'installazione del supporto da muro. Questa torcia è davvero ben confezionata. La torcia arriva con una sua custodia in cordura morbida. Si apre a pressione, l'interno è in velluto ed eccola qua, Olight Seeker 2 Pro. La torcia ha dimensioni compatte, sicuramente bisognerà svitare per togliere il classico dischetto di plastica, eccolo qua, infatti, di protezione, bisogna sempre levarlo. Ora riavvitiamo e la torcia dovrebbe accendersi. Olight Seeker 2 Pro è una potente torcia LED alimentata da una singola batteria ricaricabile al litio da 5000 mAh. Utilizza LED di alta qualità abbinate a una lente ottica TIR e offre un'esperienza di illuminazione a breve e medio raggio perfetta. Il cavo di ricarica magnetico è comodo da usare ed è abbinato a una presa USB standard. La torcia pesa 185 grammi, è lunga 128 mm, larga 35 mm ed è certificata IPX8. I quattro indicatori sul lato destro mostrano chiaramente il livello della batteria e i quattro indicatori sul lato sinistro mostrano il livello di luminosità. Morbida la presa grazie alle scanalature fresate e al silicone antiscivolo. Ed ora iniziamo il test all'aperto. Nella modalità Moon la torcia emette 5 lumens per 12 giorni. Nella modalità Low la torcia emette 50 lumens per 52 ore. Nella modalità Medium la torcia emette 300 lumens per 9 ore e 30 minuti. Nella modalità High la torcia emette 1200 lumens per 110 minuti e 600 per 30 minuti. Nella modalità Turbo 3200 lumens per 2 minuti più 600 lumens per 150 minuti. Questa è la modalità strobo. La torcia fa una bella luce bianca ben diffusa ed è perfetta per il medio e corto raggio. Ed ora iniziamo un altro test. A circa 250 metri troviamo un piccolo approdo. Iniziamo con le modalità più basse e via via cresciamo con la luminosità. Ecco, già con la luminosità high devo dire che funziona molto bene questa torcia. I primi 10-15 metri vengono illuminati a giorno, poi questa torcia non ha uno spot molto profondo, la luce viene diffusa in maniera molto ampia. Ed ora il test più critico, immergiamo la torcia in acqua e vediamo come si comporta. La torcia, ricordo che è certificata IPX8, e quindi può essere immersa fino a 2 metri. Ecco, inseriamo.
È incredibile notare la potenza di questa torcia. La luce è bianca e ben diffusa. La torcia non sembra temere l'acqua e si comporta perfettamente, funziona egregiamente. Ed è in queste situazioni che si apprezza il materiale morbido e antiscivolo di cui è dotata questa torcia. Questa è una torcia ideale da tenere in barca. È molto potente, dura a lungo e inoltre è impermeabile fino a 2 metri. Ed ora analizziamo pregi e difetti della torcia Olight Seeker 2 Pro. Tra i pregi c'è indubbiamente la potenza, oltre 3000 lumens di luce bianca ben diffusa. La torcia è costruita con materiali di alta qualità. Inoltre nella modalità Low e Moon la torcia rimane accesa per giorni. È impermeabile, certificata IPX8 e la si può immergere fino a 2 metri. Ed ora passiamo ai difetti. La torcia è ben costruita, ma con un prezzo di listino di oltre 160 euro risulta un po' cara. Io vi consiglio di aspettare le promozioni che ci sono durante l'anno, si può risparmiare fino a 50 euro. Un altro difetto è che quando la torcia viene utilizzata alla massima potenza scalda molto, quindi fate attenzione. Bella la confezione, ricca di accessori, ma manca il laccetto da polso. Io vi invito a iscrivervi al canale e mettere un mi piace se il video vi è piaciuto. Ciao e al prossimo video!